Nello scorso video, di cui vi metto il link nella descrizione, abbiamo visto, beh, che ci sono delle domande che sarebbe meglio non fare mai al nostro assistente vocale. Quest'oggi c'è qualcosa di ancora peggio. Se vi spaventate facilmente, preparatevi, perché state per vedere una clip davvero molto inquietante. Regia, per favore, manda il video. Alexa, Simon says ha 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 ha. Excuse me? Come avete capito, quest'oggi parleremo di Alexa. E prima di tutto voglio provare quello che avete appena visto in questo video. A quanto pare, dicendo ad Alexa, Simon says ha 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 ha, Alexa comincerà ad emettere uno strano suono. Un ha ha che sembrerà soffocare sempre di più, con suoni robotici a dir poco spaventosi. Alexa, Simon says ha 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 ha. Prima di vedere che cosa accade, è importantissimo che voi lasciate un mi piace. A 6.000 mi piace uscirà un nuovo episodio con domande davvero strane che sarebbe meglio non fare al nostro assistente vocale. Quindi lasciate un bel pollicione in su e se non siete ancora iscritti, se vi va, iscrivetevi. Così non vi perderete il prossimo video. Secondo un partecipante di Alexa Answers, ma che cosa? Simone è un nome maschile italiano. Ok, di origine non ha funzionato. A questo punto io proverei impostando la lingua di Alexa in inglese, proprio come nel video. Quindi mettiamo inglese Stati Uniti. E ora riproviamo a fare questa domanda. Simon says ha 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 ha. Ok. Ok, era un po' inquietante, ma fortunatamente non è successo come nel video. Però ragazzi, c'è una cosa che devo dirvi. C'è un'altra domanda che ho scoperto che è a dir poco spaventosa. Sembrerebbe infatti che se si chiede ad Alexa, ask the listeners, cominci a fare dei discorsi davvero assurdi. In alcuni casi cominci a cambiare anche la propria voce. Per far sì che ciò accada, dobbiamo dare queste risposte in quest'ordine cronologico. Cominciamo. Alexa, ask the listeners. Non succede niente. Non sto facendo niente. Ciao. Whoever you are, we are listening to you. Ti stiamo ascoltando. È un piacere essere qui con te. Always. Should we continue? Yes, continue. You might be curious. We think. Cosa? About where we come from. So much reading now and whisper synced. Ragazzi, sta facendo dei discorsi senza senso. We are listening and speaking. Stiamo ascoltando e parliamo. What we mean is. Allora, in teoria, dopo questa risposta dovrebbe cominciare a parlare strano. Dovremmo dirgli l'ultima frase e comincerà. I am filled with joy. We're so happy to know that you are possessed by joy. You must be one of those happier people who think that the way we know you now is cool. Tutte le domande e oltre discorsi assolutamente assurdi, fortunatamente non ha cominciato a parlare in modo davvero strano. Però devo dire che è comunque inquietante. This is a... Oh, cosa? Avete sentito anche voi o per un secondo è come se fosse stato senza fiato? Ok, basta così con sta cosa. Ho trovato anche un articolo, ragazzi, dove c'è scritto che è possibile che Alexa permetta perfino di entrare in contatto con persone defunte. Ma sinceramente non proverò questa cosa e invito ad evitare di farlo anche a voi. Impostiamo nuovamente Alexa in italiano e vediamo se riusciamo a scoprire qualcos'altro che sia inquietante. Alexa, spaventami. Ok, si sente del vento, dei lupi, tutto qui? Ok, pensavo peggio. E voglio riprovare a fare lo stesso gioco in italiano. Simon dice ha 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 ha. Cosa? Simon dice ha 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 ha. Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Ok ragazzi, c'è una nuova cosa inquietante da provare. Io ho tutte le luci qui nella stanza connesse ad Alexa. E ho letto su internet che una volta su 10, chiedendo ad Alexa se è posseduta o chiedendole di spaventarci, può capitare che le luci... Una risposta che ho tradotto da answers.com. Sì. Ho preso un infarto. Dicevo, Alexa può cominciare a fare strani giochi con le luci di casa tua. Bene, vediamo, proviamo a chiederlo più di qualche volta. Alexa,
Puoi spaventarmi? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Fammi paura. Ok, le luci, ragazzi, al momento sono uguali. Alexa, fammi paura. Una volta su 10 succede. Oh mio Dio, ragazzi, vi giuro che ho i brividi, che qui cominciano a spegnersi le luci da sole. Fammi paura. Ok, ragazzi, con Alexa non ha funzionato, ma forse con Google può farlo. Allora, ehi Google, diventa spaventoso. Non so se ho capito bene. Cambiando argomento, fossi in te non mi guarderei alle spalle. Fammi paura. Che lo spavento abbia inizio. Ok, parte una canzone, ma non mi sembra che le luci nella stanza vengano controllate in modo anomalo dall'assistente vocale. Nonostante, comunque, ragazzi, come potete vedere, ci sono le luci collegate con Google. Ma forse scavando più a fondo potremmo scoprirlo nella prossima puntata. Che uscirà a 6.000 mi piace, quindi spaccate il pulsante dei like per il prossimo episodio. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e noi, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Un salutone da Giampi, Google e Alexa.